Bella raga, qua Bash, bentornati nel canale. Oggi siamo qua su Yu-Gi-Oh! Rush Duel con un altro episodio e ci troviamo all'interno dell'Arena Grandi Seven. Mi raccomando, lasciate un like per supportare la serie e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Detto questo, andiamo a parlare con Roa, che probabilmente dovremmo fare la sfida. Eccolo. Sconfiggendo Romin davanti ai suoi fan, se prima la gente non ti conosceva, di sicuro ti conosce ora. Tocca a me duellare con te. Piccolo a tu per tu con il mio nuovo fan. Let's go, let's go, let's go. Andiamo sempre di Drago Spell. E si parte contro Roa, è incredibile. Sono curioso di vedere. Secondo me dovrebbe averci il mazzo del ribelle reale là. Oh, ho vinto, vinto, vinto. Vado secondo, vado secondo. Spero di pescare la carta legend, la nuova carta legend che ho preso. Così ve la faccio vedere. Rush Duel. Vediamo, sono proprio curioso di vedere che mazzo c'ha questo. Ecco, setta un mostro. Sono subito i mostri coperti, così non ti fanno vedere che mazzi usano. Oh, Garm è il lupo solitario. Ecco un mostro. Urlo del ribelle reale, allora c'è il mazzo del ribelle reale, questo è forte quel mazzo. E passa così, attenzione, penso che facesse qualcosa, invece, e invece. Dai, dai, speriamo di pescare bene. Eccola, signori, l'abbiamo chiamata! Ebbene sì, signori, ebbene sì, ebbene sì. Sono riuscito a prendere Anfora della Verità. Vi consiglio di mettervi da parte i punti perché questa qua è grossa come carta. Possiamo usarla solo una perché è una carta legend, però, che carta legend è, signori? Che carta legend è? Let's go! Si parte subito con Anfora della Verità. Let's go! E si pesca due. Perfetto. Perfetto, perfetto. Buonissimo. Buonissimo! Allora, io direi di andare subito giù con loro. Facciamo un bel trio di stregoni neri incazzati. Porca miseria, sono incazzatissimi sti stregoni neri, oh. Sono neri, guarda quanto sono neri. Sono proprio stregoni neri incazzati. Battleface. Let's go! E che sono il nuovo Kaiba. Con tre stregoni neri invece che tre draghi bianchi occhi blu. Ma per il momento mi va bene così, mi va bene così. Attenzione, si picchia forte. Si picchia molto forte con questi stregoni neri. Ho visto che c'è anche lo stregone bianco, però non riesco a trovarlo. Attenzione. E si va. In Endphase, pulito, con i nostri stregoni. Triplo stregone nero on my board. Pesca, pesca. Ha fatto il panico, una fragilità, raga. Ha tre stregoni neri subito pescati, così. Let's go. Mi raccomando, raga, lasciate un like per supportare la serie, il canale. Che arriveranno nuovi video. E vi ricordo che i video escono tutti i giorni alle ore 16. Ah, let's go. Come siamo diventati professionali. 2022, raga, sono diventato professionale veramente. Ho ordinato anche un microfono di quelli fighi da streamer che si attaccano nella scrivania. Quindi dai prossimi episodi sentirete anche un audio migliore. Let's go. Posiziono un mostro. E vabbè, 7-3, che vuoi fare contro la mia muraglia di stregoni? Non puoi fare niente contro i miei stregoni, sono troppo forti. Let's go, dai, un bel Dragias ci starebbe bene, eh? Vabbè, giustamente, che vuoi fare? Allora, intanto io setto questa. Allora, potrei evocare lui per avere uno spazio e pescare una carta in più, infatti credo che proprio che faremo così, mi dispiace. Distruggere la mia muraglia di stregoni neri, però se andiamo avanti così non pesco più praticamente niente. Andiamo giù, Butterface. Speriamo di non beccare uno che c'ha più di 1200, altrimenti siamo veramente unlucky. Zero, preciso. Preciso, raga, pulito, pulito, pulitissimo. Let's go, stregone nero, vai. Boom. A casa. Let's go, stregone nero, vai. A casa si va in phase un'altra volta. Stregoni neri beatdown. Qui vediamo, signori, fortissimi.
spero di pescare un Dragas. Ne gioco 3, spero di pescarlo 1. Attenzione, il nostro Roa pensa. Pensa fortissimo. E setta un mostro. Lui oggi setta, ragazzi, setta un botto. Ci pensa e setta un altro mostro. Setta ancora un altro mostro, incredibile. E setta una carta. Il nostro Roa va veramente safe oggi. E neanche lui pesca i boss monster, perché quando fai setto 3 mostri vuol dire che non peschi neanche 2 boss monster. Però ha settato 5, quindi dopo pescherà 5, probabilmente andrà in vantaggio. Speriamo di pescare un Dragas, per favore, credo nel cuore delle carte. Niente. No Dragas per me, però dobbiamo fare la stessa cosa di prima. Vorrei tenermelo, però tanto abbiamo un'infinità di tributi nella mano. Quindi facciamo così, attiviamo subito l'effetto del test evento qua. Almeno ci buttiamo via una carta nella mano. Mettiamo in attacco un mostro nemico dell'oppo qui. Speriamo che c'ha 0, 1002. Allora, potrei fare anche questo, ma non c'ha senso. Quindi andiamo in Battle Phase. Battle Phase, combattiamo. Let's go. Attacco con il mio mostro. Amara, amara, amara per Bash che non pesca manco un Dragas. Oggi ci sono i Dragas che stanno in sciopero. Stanno lì davanti con i cartelloni. Non ci va di giocare. Non ci va di entrare in campo. Ok. Ok, ok. End phase. Si va ancora una volta in end phase. Questo duello è un po' monotono, perché però non peschiamo mostri grossi. Giustamente. Posso pescare solo 2 carte alla volta. Attenzione, attiva una carta magia. Ricompensa del re. Vediamo cosa fa. Requisito. Mischia un mostro normale tipo demone di livello 1 a 12 metri nel deck. Effetto. Distrugge un mostro scoperto dell'oceano fino al tenore dell'oppo. Se fai questo, il tuo personaggio pesca una carta. Non può attaccare direttamente. No, ora ci spacca il tessivento. No, tessivento. Doro. Eccolo Dragas, signore. Abbiamo pescato Dragas. Lo sapevo che c'era Dragas lì sotto. Bene, bene. Dopo ci divertiamo col Dragas. Ci divertiamo. Posizionerò una carta. Posiziono una carta. End phase. Amara per Roa che passa così il turno. Ok, peschiamo solo una carta, ma una carta è più che sufficiente. Let's go. Attenzione, il mazziere mistico. Mazziere mistico. Quasi quasi ne approfitto del mazziere mistico. Va. Approfittiamo un pochino. Facciamo l'effetto. Sì, magari peschiamo, non so, un altro Dragas. Che con il cuore delle carte. Doro. E niente, è un tessivento. Però il tessivento non è mai brutto il tessivento. Allora, andiamo giù di Dragas. Let's go. Eccolo, è proprio lui, signori. Dragas, nostro drago. Raga, poco forte. Mi piace un botto. Yeah, spettacolo. Let's go. Scende in campo Dragas dopo molta sofferenza. Poi andiamo giù anche il drago fenice, così buttiamo giù il test evento. Ok, buttiamo giù il test evento. Let's go. Almeno facciamo anche l'effetto del test evento, così non abbiamo più carte in mano. E dopo peschiamo un bel cinquino. Un bel cinquino di carte peschiamo. Okay, mettiamo in attacco. Oh, c'ha 0. Probabilmente sì, ho vinto. Non ci arriveremo al turno dopo. Bene, bene. Attenzione. Ok, abbiamo guadagnato 2 attacchi. E già che ci siamo, fare anche barriera antica per stare scialla, per stare tranquillo. Molto forte barriera antica. Ci rimeschiamo un tessivento e un mazziere mistico, direi. Sì, dai. Mazziere mistico alla fine fa consistenza nel mazzo.
Ok, adesso dobbiamo selezionare due mostri. Selezioniamo Dragias e il Testivento, e loro hanno, diciamo, una protezione dalle carte trappola. Ok, detto questo, andiamo in Battle Phase e andiamo a chiudere questo duello. Il nostro Roa non è riuscito. Oh, attenzione, ha attivato una trappola. Attiva una carta trappola. Maestà del Re, che fa? Quando un mostro dell'avversario che non attacco, mischia un mostro male di guadagno. Annulla l'attacco. No, cazzo, c'è annulla l'attacco. Questa Mara non mi fa chiudere adesso. Questa è amara. Questa è molto amara. Accidenti. Che i miei mostri erano protetti dalla distruzione, non dalla negazione di un attacco. Va bene, va bene. Hai rimandato solamente di un turno, Roa. Non ti preoccupare, che dopo prendi le pizze. Dopo prendi le pizze dei draghi. Let's go. Si passa il turno. Tocca a Roa, pesca 3. Chissà se riuscirà a buttare giù il suo boss monster. Attenzione, setta un mostro dalle sue tre carte pescate. Decisione, setta un altro mostro. Che sia giunto al momento? Che sia giunto il momento? E invece no, setta 3. Ok, sappiamo che comunque lui ha quella carta trappola che protegge di un attacco e... è forte. Cambio di turno. Ok, draw, ma pesco 5, draw. Attenzione, attenzione, attenzione. Diamo subito di flusso magico. Diamo subito di flusso magico. E gli andiamo a spaccare sperando di prendere... una carta seria, vediamo un po'. Ma niente, abbiamo preso quella lì. Monnezza, abbiamo preso la monnezza. Poi facciamo l'effetto del Tessivento. Facciamo l'effetto del Tessivento e ci buttiamo barriera antica. No. Ci buttiamo. Questa mi potrebbe servire per difendermi. Sì, ci buttiamo. Buttiamoci barriera antica, sì. Mettiamo un mostro in attacco, mettiamogli questo qua davanti a Dragias, magari c'è 0. Ben 800. Poi effetto di Dragias, attenzione. Butta un altro Dragias e poi, già che ci siamo, voghiamo anche lui, che credo di avere abbastanza attributi nel cimitero per pompargli l'attacco tipo infinito. Attenzione, ecco il mago di strada Sevens, è proprio lui. Il nostro mago di strada. Mago del chiosco, è proprio lui. Mago di strada Sevens. Perfetto. E facciamo subito il suo effetto. Speriamo che almeno arrivi a 3003. Oh, un altro Dragias, cioè ho millato due Dragias. 3003 ci è arrivato. Peccato che ho millato due Dragias. Molto, molto peccato. Evochiamo il Dragorita. E direi andare. Cerchiamo di chiudere questo duello, per favore. Vincerò, speriamo. Intanto attacchiamo colui che fa un botto di danni. Vediamo un po'. Sì, è andato a buon fine l'attacco. Perfetto. Rimane a 1000. Ok, adesso dobbiamo attaccare con Dragias in modo che guadagna un secondo attacco aggiuntivo. Attacchiamo anche quest'altro per star sicuro. Non... metti che c'è più di 1000. Perfetto. Bellissimo Dragias. E poi attacchiamo direttamente con Dragorita. Attenzione, attacco diretto. Va a chiudere il duello contro Roa. Incredibile. Sconfitto Roa. Wow, impossibile. 1200 punti. Attenzione, eccolo. Heavy Metal del Ribelle Reale. Altre carte del Ribelle. Wow, è impossibile. E invece è stato possibile, a quanto pare. È stato un duello divertentissimo. Ti sfiderò di nuovo quando vuoi. Wow, yuhu, yahoo, yuhu. Pubblico dice queste cose. Roa, sei fantastico anche quando perdi. Ragazzi, ho scoperto che Mimi ha 37 anni. Se la sconfiggete quando sta lì al parchetto, vi direi che ha 37 anni. Comunque, Roa,
Quello era solo il primo atto. Il vero show inizia ora, è l'ora del rock. Celestia. Wow, wii, salve terrestri. Oggi abbiamo un ospite speciale più grande del Big Bang. E chi è, oh? Rino Banfi. Nile. Salve, mi chiamo Nile Saionji. Onji Bantonji. Mi occupo della manutenzione della rete di duelli a Goa City. Mimi, che ci fa qui quel pezzo grosso? Avete organizzato il concerto per donare duellanti da sconfiggere. Ammetto che è un'idea intelligente. Però l'evento non è autorizzato. Mi chiedo come pensavate di passarla liscia. E dai, Nile! Questo è Nile. O è Nail il grande artista, quello d'Art Attack. Nail, da oggi chiameremo Nail. Questo è Nail il grande artista, signori. Non essere quel tipo di persona. Nail il grande artista. Ma io sono quel tipo di persona. Vi sconfiggerò e metterò fine a questo concerto. Oh, che vuoi? Evocazione Maximum. Oh, sta a staccarmo, zì. Madonna. Fake Drago. Che bordello! No, povero Roa! Ah! Quella roba è enorme! Non ci credo! Pubblico, cos'è quel mostro? Vocazione Maximum! Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo mai vista con i miei occhi. E nemmeno io. Il concerto è finito, andate a casa, è già l'ora della nanna. Oh, questo qua è tutto così rigido. Wow, wii, woo! Terrestri, ultime notizie della Goa Enterprise. Stanno calcolando i punti di tutti per sapere chi sono i duellanti migliori della Battaglia Suprema. Daremo a questi duellanti migliori la possibilità di duellare contro Nail. Wow, wii, woo! Se magicamente, sorprendentemente e miracolosamente sconfiggete Nail, riceverete il coupon dei sogni. Duellare contro Nail. Come si batte un duellante che ha sconfitto Roa come se niente fosse? Oh, questi sono i punti. Questa è la classifica attuale. E io ci sto. Il ragazzino nuovo è qui su. Se sai scalare la classifica così in fretta, forse è una possibilità contro Nail. L'indomani. L'evocazione Maximum è un nuovo metodo inventato da Nail per sconfiggere Yuga. Ah, qui si inventano pure le regole, raga. L'ha creato riscrivendo il programma del Rush Duel di Yuga. Spettacolo. È stata una sorpresa quando Nail ha evocato Maximum, perché persino Yuga non ne sapeva niente. Dato che è la prima volta che lo vedi, sarai scioccato, come lo eravamo noi. Basta pensare al passato, pensiamo al presente. E nel presente dobbiamo vincere il coupon Goa rende i tuoi sogni realtà tralala. Per farlo dobbiamo sconfiggere Nail e la sua vocazione Maximum. Ma per battere un'evocazione Maximum, anche a noi serve il potere di un'evocazione Maximum. Come Yuga ha battuto Nail l'altra volta, Yuga aveva le sue carte Maximum. Se solo avessimo ancora quelle carte. Non rubate, che è successo? Ho detto basta pensare al passato, pensiamo al presente. E il presente dice che deve esserci un modo per battere le carte Maximum nel futuro. Ci sono, ho la risposta. Yuga costruisce una macchina del tempo per andare nel futuro e scoprire altri modi ancora per evocare, che è la Madonna. Può essere una soluzione? Beh, sicuramente. Non è praticabile. Gavi, meno male che ci sei tu. Luke rimane zitto perché non sa più che dire. La Goa aveva già pensato a tutto. Vogliono che Nail sconfigga i migliori duellanti nella Battaglia Suprema. Se tutti pensano che la Goa Enterprise domini Rush Duel, potrebbero persino pensare che lei abbia inventato la Goa. Perché se non avete visto la prima puntata dell'anime, praticamente i Rush Duel li ha inventati Yuga perché si era annoiato dei duelli normali. Ha modificato tipo il Duel Disc, che è diventato quello lì tipo ridotto a 3, e ha inventato i Rush Duel. E adesso ho scoperto che praticamente quest'altro ha inventato l'evocazione Maximo, quindi qui si inventano tutto. Praticamente è come quando giocavamo noi alle elementari, si inventano le regole. Comunque Gavin dice: e sottrarci il controllo di Rush Duel, per questo hanno creato quel torneo.
Tuga, non mi interessa il primo premio, mi interessa piuttosto proteggere il Rush Duel della Go Enterprise. Ci vorrà tempo per pensare a un piano, dovresti andare a duellare mentre penso. Buono. Area Lab di Yuga. Gagliarda, questa qui è tipo che... è dove Yuga fa le costruzioni. Bene, bene. Allora, per questo episodio finisce qua, mi raccomando, lasciate un like per supportare la serie e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci becchiamo a un prossimo video. Bella!